Vai, Chico, che non ti prendo io. Bravo. Mosci. Non c'hai fretta per leone. Ti sei bloccato. Sì, ma hai visto che il dietro l'hai portato su sul sasso, dopodiché da lì sei ripartito. Invece prima eri rimasto sotto. Mi fermo lì, consumo il Montesa fino a giù, fino in fondo. E se riesco a arrivare sulla punta lì, quando penso di girarti qua, ma poi che non, chissà, se non l'ha presa, come dice, scivolava indietro. Ah, beh, lui ha preso il primo, l'ha portato, figa. Non l'ha neanche toccato il secondo. No, l'ha portato fino a quando è il sasso. Ma lui è lui. Se non lo fa Zampini, non lo faccio. Zampini, prendi la moto, prendi un attimo, perché me l'hai spiegato bene. Ma siccome la scorpa è capace a farlo, ti prendo la scorpa dell'Elo, dai. C'ho il telaio nero, mi dispiace graffiarlo. Siamo i pennelli. Il suo alluminio resta, l'alluminio resta il colore del sasso, almeno, almeno quello. Guarda che l'ho presa così. Dai, continuativo, non ti fermi. Fino a guardare il gradino, non è il gradino. Vai, 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 vai. Via, vai, via! Come ti scegli? Caccia dietro. Siediti, siediti sulla moto, siediti. Vai. Siediti, giù, vai, vai, vai. Stile cifone, seduto sulla moto e ruzza su. No, troppo corto. Prima l'ho fatto saltare. Troppo corto. Ma lì è un secondo, è l'attimo che gira. Perché deve arrivare il dietro su lì e girare fuori. Figaro. Se rimani lì, non attaccato lì. Una volta che rimani lì, non ti muovi più. Che Zampini non vuoi farti vedere, sono che figura tutti. Valerio, ma che grinta! Sapevo che andava su di là.